Come sempre il Vangelo, cari amici, parte tante volte da delle situazioni normali che segnano la vita delle persone. Si tratta di cogliere il senso, il valore, il significato di come Gesù vuole orientare la nostra vita dietro a Lui. Il Signore si trova dinanzi a un problema, a una questione di eredità. Maestro, di che mio fratello divida con me l'eredità. Forse capitava allora, come capita oggi, ahimè, anche tra fratelli e sorelle, che sorgano, intervengano grandi problemi quando si tratta di dividere l'eredità. Ma ascoltiamo che cosa Gesù ci dice nella pagina di Vangelo. È Lui il Maestro, è Lui che ci insegna la via, è Lui che ci chiede di arricchire davanti a Lui, non davanti al mondo, non con i mezzi di questo mondo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: «Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti?» «Farò così», disse: «demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?» Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Ecco, abbiamo ascoltato la pagina della Scrittura che vede Gesù intanto intervenire, diremmo così, con una dimensione sapienziale. La vita non dipende dai beni che si hanno. Qualcuno potrebbe obiettarmi immediatamente: però vivi meglio se hai tanti beni. Dobbiamo dire che non è vero neanche questo. Ci sono persone che hanno tanti beni e vivono malissimo, ahimè, o hanno dentro delle grandi sofferenze, come ci sono quelli che hanno tanti beni e non pensano per nulla ai loro fratelli e sorelle. Per cui Gesù risponde con un dato sapienziale che ha di per sé una sua evidenza, una sua chiarezza. La vita non dipende dai beni che tu possiedi. Sentiremo nella prima lettura il Coelet, questo sapiente che ci insegna a non arrenderci alle vanità. Tutto è vanità. C'è solo una cosa che non è vanità, la scopriremo fra qualche momento. Poi Gesù però racconta anche una parabola. Racconta una parabola dove fa vedere molto bene qual è il tranello, l'insidia, il pericolo, il depistaggio che provoca nella nostra vita, che è provocato e che viene provocato nella nostra vita proprio per il possesso dei beni. Si dice nella parabola che quell'uomo che aveva tanti beni ragionava tra sé. Colpisce sempre questa espressione:
ragionava tra sé, che è in netta contrapposizione al modo con cui Gesù conclude questo racconto. Così è di chi non arriva ad arricchirsi, a crescere davanti a Dio. Vedete, oggi siamo proprio in questa situazione. Molte persone ragionano tra sé. Il problema è che ragionano tra sé tenendo conto soltanto di quello che ritorna al loro calcolo, al loro vantaggio, alle loro prospettive, alla loro progettualità. Mentre la questione decisiva della vita è quello di arricchire davanti a Dio. Si tratta di arricchire di Dio la nostra vita. Ecco l'unica vanità possibile, vera. Qui non si tratta di fare il solito discorso, la solita arringa contro i beni di questa terra. I beni di questa terra ci sono, è giusto che li usiamo, anzi davanti a Dio siamo responsabili di tutto quello che il Signore mette a nostra disposizione. Quindi il ragionare tra sé, se tiene conto di questo, è già sulla strada giusta. Ma la questione decisiva diventa l'arricchirmi davanti a Dio. Quindi l'arricchirmi di Dio, l'arricchirmi di quello che Dio è per me. Questa è la ricchezza che oggi manca, la ricchezza di Dio. Scoprire Lui, riconoscere Lui, cercare Lui prima di ogni altro bene. In questa estate che la meteorologia ci dà calda, soffocante, vogliamo però capire che c'è una frescura, c'è una serenità, una pace, là dove noi siamo capaci di arricchirci secondo Dio. Buona domenica a tutti voi, buon cammino estivo, buone vacanze per chi le sta facendo o per chi le farà.